Mirage. Mirage è una cooperativa che nasce nel 2000, un focus da sempre è quello del turismo responsabile. Le persone con cui e le comunità con cui lavoriamo prevalentemente, insomma, all'inizio della nostra storia sono state quelle del sud del mondo. Negli ultimi anni ci siamo anche concentrati sull'Italia, pensando che anche in Italia si potesse lavorare portando avanti i valori e i principi del turismo responsabile. La nostra cooperativa è formata da tanti soggetti giuridici che sono le associazioni, le cooperative, le organizzazioni che in giro per il mondo e per l'Italia portano avanti il nostro operato, quindi in rete in collaborazione con noi, perché noi siamo un tour operator e agenzia di viaggi, pur essendo una cooperativa sociale. E poi ci sono, oltre a queste organizzazioni nostre soci, ci sono altre persone, soci persone fisiche, che insomma hanno sposato la causa e la mission di Viaggi Miraggi e sostengono attraverso la loro attività di soci e di sostenitori le iniziative della cooperativa. Le nostre sedi, insomma, pre-Covid erano Napoli, Padova e Milano, post-Covid non lo sappiamo ancora, ci stiamo un po' ragionando, stiamo cercando di capire. Comunque sia, la nostra operatività è comunque capillare in tutta Italia perché la nostra rete di referenti e partner è ben distribuita in tutta Italia, oltre che poi in tutti i paesi del mondo, chiaramente in cui lavoriamo da anni con le proposte di turismo responsabile internazionale. Focus sono alcuni valori fondamentali come scheda progetto trasparente, progetti che sosteniamo all'interno dei viaggi che facciamo. Ecco, poche cose ma ben chiare e definite su cui noi ci stiamo concentrando con energie da anni per portarle avanti e avere una coerenza di fondo, soprattutto in questo periodo in cui tutti un po' si stanno mettendo in bocca parole come green, sostenibilità, comunità locale e quant'altro. Noi questo linguaggio lo usiamo da 20 anni e siamo ben felici di avere contaminato anche il mondo del turismo tradizionale in generale. L'importante è portare avanti queste paroline con dei valori sani e radicati bene fino in fondo. Come siamo arrivati al girobussola? Questo è un bel, insomma, è veramente bello e importante essere qua con voi stasera perché i viaggi inclusivi sono per noi un mondo ancora inesplorato. Di fatto con la Girobussola è nata la prima reale collaborazione su questa tipologia di viaggi, ma non perché Viaggi Miraggi non ritenesse questi viaggi interessanti, ma perché le priorità, le cose che in questi anni abbiamo man mano fatto e portato avanti non ci davano ossigeno per pensare ad altri sogni, ad altre possibilità che potevamo aprire. Quindi la volontà c'era tutta, ma le energie purtroppo le forze. E quindi con Girobussola è iniziato questo percorso che sta già durando da mesi di condivisione e di crescita anche e soprattutto di Viaggi Miraggi su una tematica a noi abbastanza oscura su cui le Girobussola ci stanno formando, direi, quasi quotidianamente con scambi, incontri e visioni insieme su quello che è il prodotto inclusivo in generale. Avevano spedito una mail in mezzo al marasma di mille mail che ci arrivano. Fortunatamente, sulla volontà di collaborare con noi, questa curiosità e la loro verve e voglia di esserci e provare con noi a fare qualcosa è emersa un po' di più sulle altre mail. Quindi, da lì è partito questo percorso di scambio, incontro e condivisione. Però, io prima di capire di cosa si occupa veramente Girobussola, come consueto sugli aperitivi che conduco io, abbiate pazienza, ma ormai sta diventando un classico. Dobbiamo capire, Ilaria e Paolo, però chi sono? Insomma, questa girobussola, ci sono delle persone, ma queste persone avranno anche una loro micro storia da raccontarci. A voi la parola. Ilaria, Paolo, Paolo. Paolo, iniziamo da Paolo, vai. Allora, Paolo si onora e si onera di essere presidente di Girobussola. Quando me l'hanno proposto, io credevo che fosse una cavolata, tanto per fare qualche cosa, dice, boh. Poi dopo invece mi sono reso conto che mi occupano la vita, perché adesso ci sono tra i pochi, voi esseri umani, è una cosa che non raggiungerete mai, e cioè la pensione. Ecco, io sono pensionato. Sono pensionato dopo essere stato insegnante per la mia vita lavorativa dunque, visto che noi ci occupiamo di viaggi specificamente dedicati a persone ipo e non vedenti, io faccio parte di questa categoria. Ecco,
e forse un cieco ci vuole in un'associazione che si occupa di ciechi, cioè forse anche per quello mi ha messo presidente. Ecco, ho fatto l'insegnante tutta la vita, lavorativa, non ho perso il vizio, per cui delle volte quando leggo i BV3 dico, ma come mai c'è sempre scritto immergersi nella natura? E cavolo, dico, scegliamo un'altra espressione, ecco, ai BV3 dico per gli estranei. No, dillo te Enrico che cosa sono i BV3. No, sono semplicemente i programmi Word di viaggio, di viaggi miraggi, quindi niente di trascendentale. È esoterico che... Ecco, questo io. Poi, vabbè, mi occupo di... Mi piace suonare, sono in un gruppo millenario, esistente dal 1979, quindi più dei Bee Gees, per dirla. Suono musica tradizionale della nostra regione, che dato che siamo Bologna è il Tirolo, la musica tirolese è la musica emiliana, condita però con molta verve, e la portiamo in giro dove ce lo chiedono. Ma questo esula dalla girobussola, almeno per adesso. Poi vediamo. Grande Paolo, grandissimo. Siamo Ilaria. Vai là. Io non suono nessuno strumento e ahimè non sono ancora in pensione e la vedo ancora lunga e difficile, però io in realtà sono di Siena, adesso sono con Paolo a Bologna perché la girobussola ha sede a Bologna e diciamo mi sono occupata sia nella mia vita di studio che lavorativa di storia dell'arte e turismo, prima studiando a Siena storia dell'arte, poi spostandomi a Venezia e avendo già conosciuto Viaggio e Miraggio molto prima della collaborazione, insomma, che è nata quest'anno, quindi specializzandomi in turismo, ho cominciato già da 5-6 anni a fare l'accompagnatrice turistica, prima quando vivevo in Inghilterra e poi, insomma, anche in Italia, collaborando con varie realtà di turismo, tra virgolette, sempre responsabile, ma non propriamente accessibile. E poi un po' per una mia ricerca e interesse personale mi sono avvicinata un paio di anni fa alla girobussola. Non avevo avuto prima nessuna esperienza, diciamo, con il turismo accessibile né con persone con disabilità visiva. Sono entrata a far parte insieme a Paolo, Marta, Luigi e gli altri ragazzi del team e quindi piano piano è nata questa collaborazione. Adesso vivo a Firenze, un po' tra Firenze e Bologna per lavoro e insomma continuiamo a viaggiare e a progettare quando è possibile. Diciamo che mi piace sia fare la parte dell'accompagnamento, portare in giro le persone e cercare sempre di dare delle esperienze positive di valore, sia di stare dalla parte un po' anche della progettazione, quella un po' più di back office, che devo dire dopo tanti anni anche di accompagnamento in giro e anche diciamo poi piano piano la strada che vorrei intraprendere brevissimamente. Siete stati meravigliosi, fantastici, però vi rendete conto come adesso le persone che ci ascoltano, cioè, si rifanno un po' l'immaginario di questa che è stata la vostra vita e questo percorso che vi ha portato al girobussola. Che cos'è il girobussola? Sì. Allora, girobussola è una pia istituzione che ha inventato, posso dire questa brutta parola? Perché secondo me noi siamo stati i pionieri a inventare un certo format di viaggio. Dunque, no. Allora, diciamo subito, girobussola si occupa di un sacco di cose o vorrebbe occuparsi qui c'è il virus. Allora, una sono i viaggi e di questo oggi parleremo prevalentemente. Due, l'accessibilità, cioè la costruzione di percorsi audiotattili nei musei, quando ce lo permettono. Tre, è l'attività di formazione, abbiamo fatto dei corsi di formazione a insegnanti. Quattro, sono le presenze nelle scuole con attività laboratoriali in classe o se no visite speciali, specialmente dedicate ovviamente ai problemi della disabilità visiva. Quinto, la sensibilizzazione delle persone che vedono ma che non conoscono le problematiche inerenti alla medesima di prima. Bene, 5, le ho contate sulle dita. Allora, torno alla prima, quella dei viaggi. Sì, credo che abbiamo ideato questo format che è viaggi pensati per poche persone, ancora conto sulle dita, per poche persone, perché quando si tocca, quando si ascolta, se siamo in troppi, non si tocca niente, non si ascolta niente.
pensati per poche persone, coadiuvati da mappe a rilievo, quale sarebbe per esempio questa. Noi abbiamo cominciato la nostra attività con Bologna, dove abitiamo almeno i 5/6 del team. Ecco, corredata da modellini, quando li abbiamo trovati, nei banchetti dei souvenir se ne trovano, e questo è un piacere. Andando a cercare i posti in cui era già stato fatto un allestimento tattile dedicato appositamente a persone che non vedono, e non sono molti, bisogna dirlo, però qualcuno c'è, e allora va valorizzato, va cercato, anche perché non, se no quelli che l'hanno fatto dicono: beh, cosa abbiamo fatto a fare? Bene, altro format è quella di dotare questi giri di accompagnatori. Però l'accompagnatore come parola è molto sminuente, perché preferisco la parola tutor, cioè persone che hanno una specifica preparazione, che hanno una specifica, anche se posso dire, sensibilità o empatia con le persone che stanno accompagnando. Accompagnatore è uno che ti prende sotto braccio e ti porta dove dici tu, quasi come il cane guida. No, loro sono l'Ilaria, non è come un cane guida, è molto di più. Oltretutto trascorrono con i nostri viaggiatori dalle 12 alle 16 ore, l'Ilaria è reduce adesso, con le persone, con i viaggiatori, insomma. Ecco, queste caratteristiche, forse ne dimentico qualcuno. Ah, la presentazione del viaggio, l'invio prima del viaggio delle cosiddette suggestioni, cioè dei suggerimenti, delle suggestioni letterarie o musicali ai viaggiatori, in modo che entrino già in qualche modo nel clima del viaggio, anche se poi il viaggio potrà smentire, perché se io leggo i racconti di Dublino di Joyce, e poi dopo vado a Dublino, forse dei racconti non ci trovo niente. Però mi sono già entrato nell'atmosfera, nel clima, che poi magari invece smentito o a volte invece confermato. Ecco, quindi suggestioni, mappe, tutor, piccoli gruppi, direi che sono gli elementi essenziali. Ah, e la ricerca dei luoghi già destinati a visite per non vedenti. Questa è stata la nostra formula per quella che abbiamo chiamato sempre i viaggi accessibili, da non confondere, ma ne parliamo dopo, con quello che intendiamo invece per viaggi inclusivi. Allora, posso aggiungere qualcosa, yes. Enrico? Certo. Per me, assolutamente. Intanto vorrei dire una cosa che io ho dovuto imparare a conoscere all'inizio, perché non lo sapevo, no? Mi chiedevo: ma che cos'è la girobussola? E perché questa associazione si chiama in questo modo, no? Che poi è riportato anche nel nostro logo associativo. E dunque, tecnicamente la girobussola è uno strumento di orientamento che permette ai navigatori di orientarsi anche in condizioni avverse. Quindi a me piace sempre, diciamo, ricordare questo, insomma, parlare di questo strumento, perché poi è un po' anche il senso di quello che viene fatto. E appunto Paolo e Marta, che oggi non è con noi e è sua figlia, sono tra i fondatori di questa associazione, che è nata a Bologna nel 2013, appunto con lo scopo di promuovere l'accessibilità culturale per le persone con disabilità visiva, declinandosi in tutte quelle varie attività che Paolo ha elencato. Quindi l'associazione come Onlus, nel passaggio in questo momento ovviamente per i vari motivi ad APS, ha svolge il proprio ruolo in vari settori. Negli anni poi ci siamo molto dedicati all'organizzazione di visite ad hoc ed esperienze di viaggio appunto accessibili e multisensoriali, partendo da Bologna ovviamente, perché da Bologna dove vivevano, fino ad arrivare poi a realizzare, così come appunto potranno anche testimoniare, visto che ci sono delle persone che, se poi dopo vogliono raccontarci anche la loro esperienza, fino ad arrivare a realizzare viaggi in Italia, in Europa e poi anche nel mondo, perché quello che ha fatto appunto la girobussola in questi
questi anni è stato un grande lavoro e, come dice anche Paolo, insomma, anche da pioniere del turismo accessibile, era stato riscontrato nel 2013 che mancassero delle reali possibilità che permettessero un godimento appieno dell'esperienza del viaggio e anche del godimento dell'arte e della cultura. Si poteva fare di più. La girobussola nasce anche un po' per rispondere a questa tra virgolette mancanza e per cercare di abbattere tutte quelle che sono le barriere, non solo architettoniche, ma anche logistiche, ma anche per portare proprio le persone con disabilità visiva, ma poi appunto questo è un tipo di esperienza di viaggio che è assolutamente godibile da qualsiasi persona, ad un migliore approccio sia all'esperienza di viaggio che poi all'arte e alla cultura. E, ecco, quindi e questa è proprio una cosa che io, venendo da un altro tipo di turismo, ho molto visto e ho molto respirato. E appunto, come diceva Paolo, i nostri viaggi sono pensati, adesso mi sa che sta per partire, sta presentando una presentazione con delle foto in cui abbiamo cercato di mettere insomma un po' di foto che potessero parlare un po' o anche insomma del tipo di esperienze che facciamo. E allora, per quanto riguarda appunto, come diceva Paolo, noi diciamo i nostri viaggi sono sempre per più piccoli gruppi. Abbiamo dato la possibilità alle persone sia di venire accompagnate con amici, parenti e quant'altro, sia noi come associazione abbiamo dato e diamo ancora oggi la possibilità di offrire dei tutor, appunto, come diceva Paolo, che poi sono un po' dei mediatori dell'esperienza, diciamo, culturale e turistica, che accompagnano la persona nell'esperienza di viaggio, permettendo un maggiore, appunto, godimento possibile tramite vari strumenti, anche varie modalità. E... ottimo. Siamo, direi, entrati proprio nel vivo. La cosa bella e interessante è sicuramente che voi avete un target tutto sommato definito, cioè sapete, vi muovete all'interno di quel recinto, diciamo, entro cui in qualche modo conoscete questi bisogni, però sono dei bisogni che entrano anche in relazione con questo tutor. Mi interessava molto il discorso di Paolo, questa figura del tutor e del viaggiatore, però di fatto il tutor anche diventa un viaggiatore, no? Quindi credo che molto spesso ci sia anche proprio un rapporto di empatia, di complicità. Si fa in qualche modo un viaggio nel viaggio per queste persone, no? E quindi la sfaccettatura tra inclusivi e accessibili sicuramente è interessante, ma se vogliamo inclusivi, quelli inclusivi sono sicuramente anche accessibili in qualche modo. Quindi volevo chiedervi un po'... Te lo dobbiamo spiegare, Enrico? Sì, sì, infatti volevo chiedere proprio a voi, perché, siccome noi siamo proprio un po', diciamo, gli esordi, mettiamolo come una serata anche di formazione, tanto più che se ci sono anche dei vostri viaggiatori in questo Zoom, ci piacerebbe veramente tantissimo ascoltare un po' le loro esperienze e le loro emozioni. Vai, Paolo. Mi permetto dopo di... abbiamo voluto dare al termine inclusivo un valore diverso da quello solito. E quindi... Diccelo. Non aspettiamo, vai. Lo dico subito. Sì. È un capitolo nuovo, eh. Allora, normalmente si intende per inclusivo quel gruppo di persone, diciamo... è una brutta parola, però normodotate, che accolgono una persona con disabilità. Una classe, per esempio, in cui ci sia un bambino con disabilità visiva, ecco, lo accoglie
Bene, abbiamo invece pensato questo. Partiamo dall'idea che i nostri viaggi aprono, grazie alla multisensorialità, altra parola che preferirei poi non usare, grazie, diciamo così, all'uso dei sensi, senza esclusione della vista, ma con prevalenza degli altri, ecco, aprono un rapporto del viaggiatore col viaggio, un rapporto più vero e più profondo. A partire da questa idea abbiamo pensato: perché non aprire a persone vedenti questa opportunità, includerle, cioè quindi l'inclusione in questo caso è delle persone vedenti, perché non includerle nei nostri viaggi? Perché non pensare che anche per una persona che vede perfettamente sia un'opportunità preziosa quella di poter approfittare dell'esperienza che hanno le persone che non vedono e farsi insegnare da loro come ascoltare, come toccare, come vivere un ambiente. E abbiamo voluto dare a questo format il termine di viaggi inclusivi, che stiamo progettando con un tour operator. Com'è che si chiama? Viaggi e miraggi. Viaggi e miraggi, ti aiuto Paolo. Aiuto. La sapevo questa. No, quello che dici è semplicemente meraviglioso, nel senso che io credo che a volte la vista offuschi un po' gli altri sensi per le persone cosiddette, tra virgolette, come dici tu, un po' normodotate. Quindi questa possibilità di entrare in simbiosi, in empatia gli uni con gli altri, ci fa anche queste. Mentre parlavi, io guardavo anche le foto e mi emozionava vedere anche proprio il modo con cui c'è questo vostro approccio ai luoghi. Perché noi abbiamo una forma mentis da 20 anni ormai, che è un approccio che è mediato da un altro modo di viaggiare, un altro modo di percepire la realtà. Quindi io lo trovo estremamente affascinante e una bellissima sfida per l'oggi e per il futuro da portare avanti come Viaggi Miraggi. Io ci credo veramente e caldeggio questo, che questo possa avvenire, grazie chiaramente al vostro supporto. Noi pensiamo che abbiamo pensato tutte un po' di specifiche di viaggi di questo tipo. Cioè, i tutor saranno persone vedenti, come è l'Ilaria, insieme persone, una, non tante, cieca, che quindi sarà in grado di offrire, preparata ovviamente, ma di offrire, adesso stiamo pensando a un percorso bolognese in questo senso, che è la città che conosciamo meglio, in particolare io poi. Ecco, in modo da offrire ai viaggiatori i racconti, le sensazioni che può avere una persona che non ha l'uso prevalente, anzi, in questo caso mio, nessun uso della vista, ecco. Fantastico. Ira. Posso dire una cosa? Perché appunto per delle persone che hanno viaggiato con noi sanno un po' quali sono, diciamo, le caratteristiche dei nostri viaggi. Per chi magari si collega e non ha idea di quello che possa essere un viaggio accessibile, volevo dire appunto due parole su quali erano le caratteristiche o comunque... Stavo per fare questa domanda io. Vai. Quindi appunto, come diceva Paolo, appunto c'è sempre la presenza di come nascono i viaggi e in che città per adesso abbiamo fatto i viaggi. Io sono partita con Girobussola realizzando l'itinerario accessibile di Firenze, perché è la città, insomma, dove vivo. Poi abbiamo realizzato itinerari inizialmente in città che conoscevamo o dove avevamo vissuto o dove avevamo comunque dei rapporti o dei referenti locali. Allora, quali sono le caratteristiche che cerchiamo di portare nei nostri viaggi e che fanno sì che possano essere anche davvero, soprattutto, apprezzabili per persone con disabilità visiva, quindi appunto ipovedenti e non vedenti?
Allora, innanzitutto cerchiamo sempre di dare un'importanza a quelle che sono attività esperienziali, ok? Per esempio, come si diceva, che possano essere laboratori o attività dove si fanno delle cose, si conosce qualcosa imparando a farla manualmente, in cui molto spesso si cerca di fare delle attività che sono legate al contesto del luogo. Vi faccio un esempio molto semplice, quello che potrebbe essere un laboratorio. Vedo che passa la foto adesso, un laboratorio di tortellini a Bologna. A Firenze, Paola si ricorderà che siamo andati nella bottega di un artigiano del cuoio e abbiamo fatto un laboratorio della pelle di Firenze, toccando non solo i vari tipi di pelle, i vari strumenti, ma anche poi realizzando manualmente delle cose. Quindi cerchiamo sempre di dare un'importanza a queste attività esperienziali, e in ogni viaggio che abbiamo fatto, sia in Italia che anche in Guatemala, o appunto abbiamo realizzato a Cuba, in Messico, si cerca sempre di fare qualcosa, quindi attività esperienziali. Nelle città si possono scegliere di visitare luoghi famosi dove ci sono dei percorsi tattili. Per esempio, appunto, se parliamo di Torino, andiamo al Museo del Cinema, il percorso che c'è appunto al Museo del Cinema. Appunto a Bologna andiamo per esempio al Museo del Patrimonio Industriale, dove c'è anche lì il famoso percorso tattile. Quindi si cerca di capire, mappare quello che c'è nella città e nei territori, per vedere anche quello che è stato fatto e cercare anche di mettere in contatto le varie esperienze con quello che è stato fatto, ok? Ovviamente si cerca di andare in luoghi dove è possibile toccare o avere dei particolari stimoli sensoriali. Ci sono per esempio dei luoghi dove appunto io di nuovo faccio uno stupido esempio perché penso a Firenze, perché vivo lì, dei luoghi in cui si possono toccare particolari tipi di facciate, o ci sono degli stemmi, o ci sono dei modellini tattili, come per esempio in Piazza della Repubblica, o per esempio ci sono dei musei dove, anche se non c'è all'interno un percorso tattile, ci sono degli stimoli che, diciamo, permettono di apprezzare, di capire e di entrare in contatto con tutti i sensi, con quell'ambiente. Adesso è passata una foto della Statua della Libertà, come diceva Paolo. Molto spesso alcune cose ce le dobbiamo inventare, perché una cosa è fare una visita in un posto di 2 ore. Nei viaggi che facciamo noi stiamo con le persone tantissimo, come diceva Paolo, 12-14 ore, e allora magari a volte, se non cerchiamo, diciamo, degli strumenti che magari non abbiamo in quel momento per poter portare la conoscenza. Quindi a volte, come diceva lui, ci aiutiamo con dei piccoli souvenir che troviamo in giro. Io qui, molto semplicemente, questo è molto stilizzato, mi sono scordata il David di Michelangelo a Firenze, però abbiamo una piccola riproduzione della Torre degli Asinelli. O come diceva lui, siamo in grado di realizzare delle mappe tattili a rilievo, che realizza in particolar modo Marta, che ha una formazione da grafica, in cui tutto ciò che vedete in nero è possibile sentirlo a rilievo, e questa tecnica, la tecnica Minolta, ci permette di poter riprodurre delle mappe di paesi, piuttosto che o i centri, il centro storico adesso di Bologna, adesso qui c'è la mappa di Kreuzberg, delle facciate di chiese. Quindi appunto usiamo anche degli strumenti che fabbrichiamo, poi in ogni viaggio che andiamo a fare cerchiamo di portare laddove non ci sono le cose che ci possono aiutare per questo tipo di esperienze. E anche se appunto noi abbiamo un sito internet, ci sono tantissime mappe che abbiamo realizzato, e recentemente le abbiamo anche tradotte, così che è possibile, le abbiamo anche descritte, così che è possibile, proprio, diciamo, percorrendo con le dita i tratti a rilievo che noi vediamo in nero, è possibile proprio fare un viaggio di conoscenza attraverso queste mappe.
Questa poi è stata una soluzione da Covid, perché non potendo fare i viaggi veri, uno dice, oh, almeno con le dita, ecco. No, queste mappe sono semplicemente meravigliose, cioè, sono affascinatissime. E abbiamo la facciata di, perché poi appunto queste mappe sono quelle che ci sono che ci servono anche per fare, diciamo, gli allestimenti nei musei, perché come diceva anche Paolo, una delle attività che poi fa anche Girobussola è quello di non solo fare formazione ad operatori, diciamo, culturali per l'universo percettivo delle persone con disabilità visiva, ma anche quello di aiutare i musei a sviluppare degli strumenti per essere accessibili. E qui vorrei anche dire un'altra cosa. Io, come persona vedente, nel momento in cui mi approccio anche a una mappa del genere o a un percorso tattile, per esempio nel Museo dell'Opera di Firenze, anche se vedo, mi è veramente molto, diciamo, anche importante poter toccare, ok? E quindi per questo pensavamo anche che fosse importante aprire e ricercare ancora di più in determinati tipi di itinerari, diciamo, la presenza in generale di tutte le persone. Ovviamente i nostri itinerari sono sempre stati aperti a tutti, con tutte le caratteristiche di cui abbiamo parlato. Prevalentemente in questo momento sono stati, diciamo, fruiti di più da persone con disabilità visiva, però appunto sono esperienze che poi appunto si possono ritrovare anche in tutti gli itinerari che abbiamo caricato recentemente sul sito di Viaggi e Miraggi, che poi sono fruibili da tutti e da tutte, laddove riconosciamo, come diceva Paolo inizialmente, che ci sono delle caratteristiche, tra virgolette, specifiche, dei tempi un po' più ovviamente lunghi e quant'altro. Mamma mia, che robe, interessantissime. Guardavo l'ora e dicevo, non ci posso credere, cioè sono passati 40 minuti da quando chiacchieriamo e così, volati. Sentite, so che l'argomento è, insomma, meriterebbe anche tantissimo tempo in più per essere sviscerato, ma credo che siate stati bravissimi a farci entrare un pochettino in questo mondo. Le immagini anche ci hanno aiutato, che sono molto molto esplicative dello stile, insomma, di viaggiare, il nostro, niente da dire il nostro, perché fate parte della nostra grande famiglia. E proviamo a dare qualche suggestione, no? Abbiamo stati un po' di mesi belli bloccati e sentiamo tutti un po' questa spinta, questa voglia di sognare un pochettino qualche meta, forse anche una cosa piccolina, però anche se non partecipiamo noi che oggi siamo qua allo Zoom, sappiamo che poi il pensiero può amplificarsi e il fatto che si sa che succeda qualcosa, che è accompagnata da qualcuno che ha una particolare valenza esperienziale, potrebbe raggiungere anche dei canali di passaparola. Quindi alcune suggestioni sul catalogo che avete pensato o ripensato in ottica anche Covid. Allora, assolutamente. Allora, questi mesi un po' di sospensione ci hanno dato la possibilità molto di lavorare su delle nuove proposte che abbiamo già fatto uscire nella nostra newsletter per i prossimi mesi, principalmente in Italia. Per adesso ci eravamo molto soffermati su itinerari di 3-4 giorni nelle città. Il nostro catalogo, grazie anche alla collaborazione con dei partner locali, è molto ricco, perché prevede appunto possibilità di giornate di 4 giorni, sempre appunto con tutte queste caratteristiche che abbiamo evidenziato in città come Napoli, Venezia, Siena. Quando dico Venezia dico esperienze, dico anche esperienza di gondola, ok? Quindi imparare a vogare. Siena, Bologna, Firenze, con possibilità di allargarsi anche a fare giri in campagna. L'altro giorno sono stata a Fiesole per organizzare una gita in giornata per andare nel Teatro Romano di Fiesole, perché appunto Fiesole è molto più antica di Firenze e adesso un po', insomma, molto più antica.
Quindi per adesso abbiamo aperto degli itinerari nuovi, per esempio in città quali Genova e Palermo, però in questi mesi abbiamo anche lavorato per cercare di creare degli itinerari più lunghi in destinazioni quali per esempio la Calabria. Quindi abbiamo in programma all'inizio di settembre di andare in Calabria per 8 giorni e di fare un giro tra Tiriolo, quindi sui Monti della Sila, per poi spostarsi e fare un po' di mare, ma solitamente, come facciamo sempre, cercare anche di aggiungere delle visite, quindi delle visite tattili, delle visite culturali a dei siti archeologici che ci sono nella Calabria dalla parte del Mar Ionio. Abbiamo preparato un itinerario a cui io tengo molto, che è uno della Val d'Orcia, quindi che sarà un itinerario più rurale, dormendo in agriturismo, andando a visitare fattorie e anche facendo vari laboratori, per esempio del formaggio, anche lì visitando antiche pievi, chiese, Pienza, Bagno Vignoni. La Sicilia, per esempio, e poi entrare a far parte di Viaggi e Miraggi ci ha dato la possibilità, in cui comunque credevamo molto, di andare a lavorare con dei soggetti che già fanno parte della rete, dei referenti locali, come è successo per esempio con le Marche, con l'Abruzzo e come sta succedendo anche con il Molise. Quindi ci siamo interfacciati con loro andando, e questo secondo me è una grande ricchezza che dà la rete di Viaggi e Miraggi, in cui noi crediamo molto. Quindi cerchiamo di sfruttare sia la nostra esperienza in campo dell'accessibilità, sia il lavoro enorme radicato nel territorio che fanno varie realtà, appunto delle Marche e dell'Abruzzo, per andare a realizzare insieme degli itinerari accessibili di turismo responsabile. E quindi abbiamo progettato nelle Marche per inizio agosto un itinerario che sarà fatto di molte passeggiate tra il Monte Conero e i Monti Sibillini, poi a settembre un itinerario in Abruzzo, non andando a dimenticare ad esempio ovviamente anche le ferite del territorio causate insomma dal terremoto, quindi partendo dall'Aquila. Quindi diciamo che i progetti che sono stati fatti in questi mesi sono stati tanti, sia tornando a lavorare sulle singole città, sia allargandosi in itinerari un po' più lunghi, spostandosi anche magari con dei mezzi privati che avremo a disposizione, sempre però nell'ottica di fare delle esperienze di viaggio accessibili, che siano di valore e con tutte quelle caratteristiche che fanno sì che possano essere davvero godibili per chi appunto ha problemi di disabilità visiva, ma in realtà poi per tutti. E, appunto, noi siamo ancora una piccola associazione. In questo momento siamo 5-6 persone che ci lavoriamo abbastanza, appunto Paolo, il nostro presidente, poi ci sono altri ragazzi, insomma come me, siamo tutti sui 30-32 anni, e insomma il lavoro che portiamo avanti, sempre formandosi, perché poi è un ambito che necessita di tanta formazione, tanto aggiornamento, non si finisce comunque mai di imparare, c'è sempre una messa in discussione e tutto, però ci crediamo tanto. E io devo dire che anche a livello personale, in generale, ogni volta che faccio un viaggio e mi rendo conto di aver realizzato un'esperienza che ha un valore, questo è veramente impagabile. No, Ilaria e Paolo, si respira una grandissima energia, una grandissima competenza anche. E io credo che siamo proprio solo ancora all'inizio, nonostante insomma dal 2013 a oggi di strada l'abbiate già fatta, ma nel senso che questa comunione di intenti tra l'essere più immersivi in un territorio ed essere immersivi con la modalità dell'inclusività e dell'accessibilità, secondo me è bingo, veramente credo che la gente torna a casa con un cuore veramente gonfissimo di emozioni e di possibilità. E, carinissima questa cosa del souvenir, veramente Ilaria mi hai spaccato con questa cosa. Quindi noi, l'ho pensata io primariamente, ovviamente. Devo dire, noi in modo, lo dico così, non so, faccio due risate, però in modo un po' forse anche superficiale, abbiamo sempre un po' considerato questi souvenir come un po' paccottaria da turismo di massa, e invece, è vero Paolo, invece guarda che figata, cioè come possono assumere, no?
il toccare, vedevo due persone proprio che toccavano i muri di non so se la Torre degli Asinelli o Firenze o quant'altro, però poi avere anche il souvenir per capire poi la riproduzione di questo monumento è semplicemente fantastica. Quindi tutta la mia ammirazione e stima per quello che fate. Io direi che in generale, ma questo lo penso ovviamente perché faccio parte di Giro Bussola, ma in generale l'esperienza di viaggio, ma anche l'esperienza di viaggio di un giorno, la visita guidata di 2 ore, perché appunto adesso ci stiamo concentrando sui viaggi, perché la cosa primaria è che facciamo insieme, ma appunto abbiamo in programma anche gite in giornata, ma anche facciamo esperienze di visite di 2 ore. Crediamo molto nell'esperienza di viaggio proprio come esperienza di crescita, incontro, dialogo, anche incontro e dialogo con le comunità locali, no? Ok? E quindi in realtà anche prima di conoscere e di entrare a far parte della rete di Viaggi e Miraggi, il nostro modo di fare, tra virgolette, turismo, che poi mi piace più invece che turismo chiamarlo incontro, esperienze di, sì, di cultura, di arricchimento, era molto improntato poi ai temi del turismo sostenibile e responsabile. Questo ingresso ci dà ancora di più la possibilità di portare appunto quello che già facevamo e che sappiamo fare in un contesto, in un humus più ampio in cui possiamo ancora fare di più. Il fine ultimo è sempre quello di permettere sempre a più persone di trovare nel viaggio la risposta a quelli che sono i singoli bisogni. Mo Paolo... vedo Paolo che preme, a te la parola, ma dopo di te direi che apriamo e ci regaliamo qualche minuto di confronto e dibattito tra tutti i partecipanti. Oh. Vai Paolo. Sai che cosa ci siamo inventati adesso? Lo dico agli altri, già che ci sono. Sì. Allora, ci siamo inventati, questo voglio dire da parte, va bene, ci siamo inventati che inviamo a chi ce lo chiede una di queste mappe a rilievo. Dopodiché Luigi, uno dei nostri, andrà alle 7 chiese, che è un complesso monumentale qui di Bologna, e transiterà lungo i luoghi descrivendoli, mentre le persone da casa seguiranno la mappa suo viaggio, il suo itinerario. Non è un viaggio, dura un'ora, insomma. Però l'abbiamo inventato anche questo grazie al virus, se si può dire così. Ecco. Insomma, se sarà aperto a tutti questa cosa o a pagamento, piuttosto che, mi raccomando, fatecela sapere, perché Un contributo lo vogliamo per la... contributo associativo, almeno. Ma per seguire l'evento? No, non c'è bisogno di nessun soldo. E parto io subito. Soci Giro Bussola, quanto è la quota associativa annuale? Sostenere l'associazione? E quindi ci uniformiamo le tessere... La tessera è Arci. Sì. Le facciamo pagare 10 euro, sovrapprezzo zero, facciamo pagare 10 euro annualmente e cominciano da ottobre. Poi Arci fa una concessione speciale per cui da maggio dell'anno successivo costano solo 5. Ok, quindi abbiamo scoperto che siete affiliati anche al circolo Arci a livello associativo. Sì. Abbiamo fatto anche, insomma, visto che i tempi sono un po' quelli che sono, insomma, ovviamente avevamo un fitto programma prima del Covid che è stato molto un po' intaccato. Abbiamo anche fatto varie campagne di crowdfunding, sia per, diciamo, sostenere l'associazione. Per esempio su Teaming è possibile inserire il proprio conto bancario e donare 1 euro al mese all'associazione, o altrimenti, insomma, che è veramente un caffè, diciamo, offerto al mese, ma per... insomma, per realizzare poi esperienze per tutti, e anche un crowdfunding su Buona Causa volto a progettare, a rivedere nuovi itinerari che comunque sono, insomma, che stiamo facendo in questo momento, perché come potete immaginare ogni itinerario ha un grande lavoro dietro, perché una cosa a cui ci tengo tanto a dire è che tutte le volte che noi andiamo anche a parlare con delle persone per fare dei laboratori in determinati posti, e allora lì si fa insieme questa cosa, c'è un grande lavoro anche di insieme alle persone per mettere anche in grado gli altri di fare di quello che è un diritto una necessità.
Ok, quindi è come se quello che facciamo con Girobussola è innescare un processo virtuoso, per cui anche quando si va negli alberghi, magari loro non avevano mai avuto delle persone con disabilità visiva, non si erano neanche posti mai il problema di dover avere una mappa tattile, un menu in braille o di... La informazione in itinere proprio. Io, e questo secondo me è anche, sì, è molto importante. Quindi ecco, c'è un grande lavoro dietro, proprio di dialogo poi con tutte le persone dei territori con cui andiamo a fare turismo e esperienze. E questo è spesso è una cosa ovviamente che facciamo gratuitamente, perché dovremmo sicuramente crescere per quanto riguarda la creazione di bandi e quant'altro. Però insomma c'è un grande lavoro dietro, e se non fosse supportato da passione andrebbe giù. Mi viene in mente comunque un'ambizione, una volontà che potremmo mettere in campo, è quella di dedicarci anche al turismo outdoor, soprattutto al mondo del cammino. Perché è una sfida che si sta già proponendo e già ci sono, anche se timidi, esperienze, di fatto si sta già muovendo questo tipo di... Quindi la lancio lì sul tavolo, insomma, per la Girobussola, se eventualmente interfacciarsi con altri nodi della nostra rete, perché mi ha visto apparire il mitico Simone di Risorse. E adesso non so se avete già costruito, credo con Risorse, la proposta nelle Marche, quindi c'è già, diciamo, la proposta in movimento, ecco. Potremmo essere, non dico pionieri di questa cosa, grazie anche a Risorse e a Simone, ma questa cosa, se andrà bene nelle Marche e tutto ci piacerà, potrebbe veramente diventare un'esperienza quasi a livello internazionale, oserei dire. Simone, vuoi dirci qualcosa? Sì, mi sentite? Ciao a tutte e tutti. Ciao. Sì, allora, intanto, vabbè, ringrazio in ordine, cioè Biagi e Miraggi, per averci fatto entrare nella rete e che ci ha permesso anche di conoscere, quindi, Girobussola. Anche noi, tutto sommato, dentro Biagi e Miraggi siamo abbastanza nuovi, nel senso che... collaboriamo, siamo partner da pochi mesi, però come dire, è stata finora un'esperienza breve ma molto intensa, nel senso che dentro Viaggi e Miraggi, insomma, si respira un'aria del tutto particolare e molto positiva, nonostante, diciamo, anche i tempi che stiamo vivendo, e credo che un po' anche la nostra, cioè, ne risenta positivamente anche quello che noi riusciamo a mettere in campo. Ringrazio Girobussola e Ilaria, perché sono loro che ci hanno contattato, diciamo, ci siamo tra l'altro conosciuti proprio in occasione del primo aperitivo fatto, credo, qua proprio su Zoom. Noi stiamo cercando di costruire un pacchetto, in realtà l'abbiamo costruito, mancano alcuni dettagli che ovviamente verranno sistemati nel giro di pochi giorni, speriamo. Un pacchetto di 7 giorni, non è proprio un cammino, quindi non è una cosa itinerante, un classico trekking, eccetera, però abbiamo cercato di mettere insieme l'esperienza di Girobussola con la nostra conoscenza del territorio e con quello che ci piace fare, cioè il turismo attivo, e quindi ogni giornata sarà caratterizzata da una camminata più o meno lunga, più o meno difficile, e abbiamo scelto gli itinerari per far sì che appunto diventino anche un'esperienza che vada al di là del cammino stesso, no? Che questo è vero sempre, però in questo caso, non so, abbiamo ad esempio scelto di mettere un... posso spoilerare qualcosa, Ilaria, ne ho la facoltà? Sì. Abbiamo scelto un itinerario, ad esempio, che è il percorso delle Carbonaie, che è un itinerario nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, didattico, all'interno del bosco, quindi si cammina e ogni tanto ci sono le piazzole e si può toccare la carbonaia, cioè le varie fasi di costruzione della carbonaia, che per chi non lo sa è il sistema con cui fino a qualche decennio fa veniva fatto il carbone, la carbonella, quella che usiamo per il barbecue e quant'altro. È un lavoro che ha dato per secoli da vivere alle nostre montagne. C'è ancora rimasto qualcuno che lo fa, è stato realizzato questo itinerario didattico, quindi le persone camminano, in più possono toccare, riconoscere il tipo di
di alberi e di legna utilizzata attraverso il tatto, quindi insomma anche attraverso le foglie, quindi cercheremo di mettere insieme l'aspetto conoscitivo didattico con quello del divertimento e anche con quello del cammino. Un altro, poi mi fermo, è quello che faremo, un altro itinerario scelto all'interno del Parco Nazionale, sempre attraverseremo delle forre, cioè cammineremo lungo un torrente, anche lì ci sarà la possibilità di toccare le pareti, che quindi c'è anche un suono molto particolare del torrente che scorre all'interno della gola molto stretta. Poi vabbè, ci saranno itinerari, però adesso non vorrei dire tutto perché è molto lungo. Poi è un'esperienza nuova e veramente ringrazio tantissimo Giro Bussola, Ilaria, Marta, Paolo che conosco ora e che saluto, perché credo che insomma sono veramente attività molto belle che anche per quanto mi riguarda vanno ben al di là dell'aspetto lavorativo, insomma danno soddisfazioni anche proprio personali. Prossimo, non sarò tanto io protagonista, ma una bravissima scrittrice, guida escursionistica ambientale, e, oltre che guida del Parco delle Alpi Marittime, che è Irene Borgna, che qualcuno di voi conosce. Quindi, insomma, una fantastica donna che ci racconterà di Alpi. Io le farò semplicemente da affiancamento. Un abbraccio, ma veramente caloroso, siamo stati... Ciao, grazie Ilaria, grazie Paolo! Ciao! A presto dal vivo. Un abbraccio. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Grazie, arrivederci. Ciao.